Bentornati e ben ritrovati a Tempi da Lupi, il programma che ogni 10 puntate viste ti fa vincere un menù kebab completo. Dunque, amici telespettatori, io rimango sempre piuttosto affascinato quando vedo degli adulti comportarsi e agire come dei bambini, e parlo proprio a livello ludico. Ad esempio, sono rimasto colpito dal fatto che esista il campionato mondiale di nascondino. Vediamo insieme la notizia di questi adulti che tornano sostanzialmente bimbi e si nascondono in varie parti, avviene in Italia ma avviene anche nel resto del mondo. Ad esempio, campione assoluto di questo gioco è il mafioso Matteo Messina Denaro. Oppure rimango colpito quando scopro che esiste il biliardino umano, cioè persone che si ritrovano, magari professionisti, integerrimi eccetera, e attaccati a questa sbarra giocano come se si trattasse del vero calcio balilla. Insomma, mi colpisce soprattutto perché in questo caso il divieto di rullare si fa particolarmente pressante, perché le persone normalmente ci tengono la propria schiena. E poi rimango colpito quando vedo i tifosi allo stadio. Ah, i tifosi allo stadio sono l'emblema del bambinone cresciuto, ed è una cosa che piace a tutti. Siamo stati tutti, andiamo tutti allo stadio, i cori, gli striscioni, il volto dipinto, insomma le bombe carta, tutto quel bel clima che piace molto ai bambini. Certo, tendenzialmente i bambini non fanno gli agguati ai tifosi avversari, non vanno a fare cariche contro la polizia o non ne subiscono da parte della polizia, eccetera, ma è pur vero che i tifosi in genere, a differenza dei bambini, non si fanno la popò addosso in genere, per cui diciamo che siamo pari. Anche se ci sono esempi di crasi tra la figura del bambino e la figura del tifoso, come quella che possiamo vedere dalla notizia insieme, con i famosi bambini del tifosi della Juventus che vennero multati per cori riguardosi verso il portiere dell'Udinese. Ebbene, di questa diciamo visione un pochettino infantile dell'ambiente ludico, dello sport, del gioco eccetera, abbiamo avuto degli esempi proprio ultimamente, una serie di esempi che si sono affilati nel tempo. Uno di questi riguarda Sarri, Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Juventus. Ultimamente fare il suo nome è un pochettino come dire la parola bomba in aereo, o come dire fattura dal mio dentista, insomma qualcosa che crea un certo scompiglio. La notizia qual è? La notizia è che un professionista, allenatore milionario, ha cambiato tre volte in due anni il datore di lavoro, passando da un produttore di film terrificanti ad un oligarca russo, a un imprenditore delle automobili sulla cui moralità comunque non sarei pronto a giurare. Niente di particolare, niente che non succeda continuamente, e invece la reazione è stata assurda, la stessa reazione sobria che hanno avuto gli egiziani quando gli vennero mandate le cavallette. C'è gente che ha detto: non seguirò mai più il calcio, do addio al pallone, provocando sommovimenti tettonici anche di una certa potenza, a livello proprio tellurico, che possiamo vedere insieme con direi i paesi che si allineano per comunicare la loro risposta a questo lasciare il calcio. C'è gente che va dicendo Sarri si è venduto al potere, ad esempio il rapper, se non mi sbaglio, Anastasio, perché d'altronde notoriamente Sarri prima lavorava per De Laurentiis, che faceva il volontario per Amnesty International, e per Abramovic, che altrettanto notoriamente diffondeva il giornale Lotta Comunista. Quindi insomma, adesso che sta la Juventus è passato al potere, e reazioni esagerate anche sui social. Ad esempio, chiude la pagina Sarrismo, gioia e rivoluzione, che era questa pagina ironica che si è detta sconfitta dal passaggio di Sarri all'odiata Juventus. Quindi attualmente, più che Sarrismo, gioia e rivoluzione, si dovrebbe trattare di Sarrismo, gioia e capitalismo. Insomma, credo che sia una di quelle belle situazioni in cui si esalta questa figura di allenatore amato da qualcheduno, odiato da qualchedun altro, noto per le sue frasi sessiste, omofobe, eccetera. Nessun giudizio, per carità, insomma, la Federazione Italiana Gioco Calcio è capitanata da Tavecchio, che è uno che si è fatto notare per frasi tipo: prima pensavo che le donne nel calcio fossero handicappate, quindi per me è data libera tutti, si può anche andare a fare le rapine a Ponte Vecchio. Ma dico io, la reazione è vagamente
infantile, stata peraltro alimentata anche da lui stesso, che diceva che avrebbe querelato chi lo accostava alla Juventus, che aveva queste reazioni in consulte, tra cui questo notorio dito medio che stiamo vedendo insieme. Diciamo che davanti a 6 milioni di euro di contratto almeno, probabilmente anche io mi rimangerei quel dito medio, ma anche tutte le altre cose che ho detto in vita mia. E a livello di infantilismo di cui stiamo parlando, è come criticare Cenerentola perché va dal principe e si sposa con lui alla fine della favola perché il principe tifa Juventus. Ma non è l'unico caso di infantilismo di cui abbiamo avuto a che fare, perdonatemi. Totti è l'altro esempio, ha lasciato la dirigenza della Roma e anche qui la notizia dovrebbe essere piuttosto semplice, ovvero ex grande calciatore non ha tempo di imparare a fare il dirigente per cui se ne va sbattendo la porta e togliendosi 8 milioni di sassolini. La cosa potrebbe tranquillamente finire qui e invece anche qui commenti di tono evangelico: è troppo buono per questo mondo, è troppo puro, se ne deve andare, è giusto che sia così perché non lo possono valorizzare, eccetera. Quindi è inutile sottolineare che lui abbia detto, ad esempio, mi hanno fatto smettere di giocare, lo sanno tutti, già che giocava con il deambulatore, però qualcuno ti direbbe, vabbè, meglio Totti fermo che i turbe in movimento. O è inutile sottolineare che lui stesso abbia ammesso di aver messo bocca su calciomercato, sull'acquisto del nuovo allenatore, eccetera, perché i tifosi ti direbbero, lui voleva decidere anche chi è l'ultimo ad andare in bagno. Insomma, è inutile fare queste considerazioni perché a livello infantile è bella la considerazione finale di ogni favola. E vissero tutti felici e contenti. In questo caso la considerazione finale è la frase di Totti, ossia gli uomini passano, i presidenti passano, le bandiere restano, pappapero sottinteso. Ma chiaramente ci sono anche delle iniziative per cercare di riportare Totti alla Roma, le vediamo insieme tramite l'emissione di Mini Tot, con cui riportare Totti a casa, far vincere di nuovo a Magica e rilanciare l'economia. E poi c'è l'altro caso, direi enorme, di infantilismo, che riguarda la notizia del fermo di Platini. A parte che Platini è stato rilasciato, va detto, ma è una notizia che ha chiaramente una certa importanza a livello politico, dovrebbe essere accusato, se non mi sbaglio, di corruzione, eccetera, e il web chiaramente ha puntato molto sul trascorso di Platini alla Juventus, lo stile Juve non tradisce mai. Ora, io l'avevo presa come una cosa piuttosto divertente, anche piuttosto classica, delle cose ironiche attorno alla società bianconera, ad esempio questa notizia di Lercio.it, scudetto 2006, la Juve non si arrende, pronto ricorso alla Sacra Rota. Se non fosse che poi ho iniziato a parlare con delle persone sui social, persone che sono realmente convinte che sia così, che siccome 35 anni fa quest'uomo ha giocato a pallone, non è che ha fatto parte di un partito, associazione eversiva, ha giocato a pallone in una squadra, allora è logica conseguenza che a 60 anni e passa venga arrestato, e quindi logica conseguenza è questa immagine qui. Ora, voglio dire, io direi che potremmo anche superare questo infantilismo nel 2019, che direi che possiamo avere un'altra visione del mondo, possiamo comportarci da adulti anche se vogliamo scherzare su un argomento. Se proprio vogliamo fare bambini, invece di stare a dire a Sarri che si è venduto al potere, io avrei dei suggerimenti alternativi. Ad esempio, ci piace fare i ragazzini? Iscriviamoci a un campionato di Quidditch, perché esiste anche il mondiale di Quidditch, che sarebbe lo sport inventato da J.K. Rowling in Harry Potter. Certo, non vogliamo e non voleremo su quelle dannate scope, però l'idea di fondo è bellissima, pensa il successo che puoi avere se sei un ragazzo che dice ad una fanciulla, sai, io gioco a Quidditch, proprio un successo clamoroso, e ti bloccheranno tutte su WhatsApp. Oppure cosa possiamo fare? Possiamo, come i bambini, svegliarci ogni 2 ore di notte e chiedere della poppata, e questa è una cosa che io consiglio particolarmente alle coppie in crisi, quindi l'infantilismo può servire in certi casi. E infine possiamo farci una bella maratona di Peppa Pig, perché le maratone le facciamo da sempre, la maratona di Star Wars, eccetera, eccetera, ma in questo caso c'è un dettaglio in più, un animale cui piace passare proprio tempo, divertirsi crogiolandosi nel fango. Conosco tifosi meno lucidi. E con questo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.